buongiorno da Casaurino Luigi Di Donato. Allora vi faccio un riassunto di questa riparazione, giusto prima di chiudere l'apparecchio, per fare questo breve video, anche per fare qualcosa di diverso, che giustamente qualcuno dice, facciamo sempre le stesse cose, sempre barre LED, anche se sono utili, però chiaramente bisogna anche variare un poco il menu. Allora, il televisore è un Ambilight Philips, un bel televisore, di buon livello, di livello alto questo televisore qua. Praticamente è arrivato in laboratorio, spento, totalmente spento, nessun segno di vita. Chiaramente la prima indagine sono andato sull'alimentatore. Ho aperto lo schienale, ho messo la scheda di alimentazione sotto tensione, ho fatto un controllo preliminare, ho visto che praticamente fusibile di rete buono, tensione presente sui condensatori di filtro, tensione presente sui MOSFET, però chiaramente tutto inchiodato in uscita. Su primario tensione presente, secondario zero, completamente niente. Quindi ho pensato, ho detto, c'era il pilotaggio che si è rotto. Corto no, perché sono resistenze di protezione tipo questa qua, non è saltata, non c'erano tracce di bruciatura. Però chiaramente mi sono spostato poi sul secondario, fare un controllo preliminare sul secondario. Allora questa striscia bianca che vedete, già ve l'ho detto un'altra volta, delimita la zona del primario con quella del secondario, cioè tutto ciò che pilota poi l'uscita dell'alimentatore, le varie tensioni che stanno in uscita, vale a dire sia per alimentare i driver dei LED sia per la scheda madre. E che cosa ho notato? Cercherò di muovermi il meno possibile, che mi rendo conto che senza cavalletto il video viene mosso. Allora, che cosa ho fatto? Con il tester ho controllato innanzitutto questi due diodi per vedere se erano in corto, e non erano in corto. Mi sono spostato sul MOSFET, questo qua, e praticamente mi dava resistenza zero su tutti i pin. Ohm per uno, con tester analogico ad ago, 0 ohm. Qualsiasi modo io mettevo i puntali sui pin, mi dava sempre 0 ohm. Quindi in un primo momento ho pensato che il MOSFET era in corto, chiaramente però è sempre, ripeto ancora una volta, è sempre sbagliato testare i componenti quando sono saltati, che si va a testare tutto il resto. Ho tolto il MOSFET dall'alimentatore, l'ho testato sul banco e non dava più 0 ohm, almeno da un test preliminare mi segnava buono, cioè non dava più 0 ohm, conducevo in un solo lato, quindi facendo un test in ohm non mi dava un corto netto. Sono ritornato sull'alimentatore, ho messo i puntali, sto cazzo di telefono, non mi parlo proprio mo, ma la fanculo, voglio aspettare. Allora, che cosa ho fatto? Ho tolto, generalmente la prima cosa che ho fatto, che un passo indietro, la prima cosa prima di andare a togliere la scheda dal telaio, ho tolto il connettore che va alla scheda madre, chiaramente per escludere qualche eventuale corto in uscita sulla scheda madre. E ho visto il corto era ancora presente sul MOSFET. Dopo ho tolto il MOSFET, l'ho testato e mi segnava buono. Quindi chiaramente il corto era su questa zona qua. Ho testato i capi del condensatore, questo qua, che è C, qua ci sta lo schema elettrico, C9132 da 2225 volt, e mi dava corto netto. Però ho visto che nei pressi del MOSFET, proprio sotto al MOSFET, ci stava D9105 SK510C, un dito sciotti 100 volt 5 ampere. L'ho staccato, un pin, e in effetti era in corto. Resistenza zero in entrambi i lati. Quindi praticamente un corto netto. MOSFET abbiamo detto non in corto. Quindi naturalmente se questo qua è in corto, è chiaro che pure andando a mettere il tester ai capi del condensatore elettrolitico C9132 da corto. Per quale motivo? Perché chiaramente questo qua, come vedete, un capo è a massa, quindi se è in corto tramite il trasformatore va a chiudere a massa la tensione che va sul condensatore, quindi mi dava corto. Ho alzato uno dei pin, attenzione, questo qua però qua non lo vediamo, questo qua è il lato, lato saldatura SMD, e quindi è saldato nel lato, ma non mi va di togliere tutto l'alimentatore, ormai ho fissato tutto sul telaio. E niente, alzando è scomparso il corto, quindi è un corto evidente del diodo di 9105, sostituito di dietro, l'ho recuperato da un'altra scheda, messo il televisore sotto tensione, ha ripreso a funzionare regolarmente, si è accesa la spia qua, ecco qua, si è accesa la retroilluminazione, dopo lo chiudiamo,
Ma vi voglio dire un'altra cosa importante che potrebbe tornare utile a qualcuno. Ma io vi faccio vedere quello che ho combinato, però non fatelo a casa che è pericolosissimo, quindi premetto che non assumo la minima responsabilità. Vi faccio vedere quello che fa. Avevo questo congelatore, io qua lo uso in estate quando fa molto caldo come adesso, voglio usare schiatto, non è che fa. Non funzionava più, cioè non raffreddava più, questo avrà più di 50 anni questo surgelatore. Chiaramente negli anni man mano ha perso il gas. E volevo ricaricare, io non ho, ripeto, non ho la minima esperienza per quanto riguarda il frigo. Che cosa ho fatto? Ho capito che c'era un tubicino che usciva, morto diciamo, che usciva dal motore, sigillato. L'ho tagliato, è uscito un po' di olio dentro. E volevo caricare il gas. Che cosa ho fatto? All'estremità, sono andato dal gommista a fianco, qua a fianco invece c'è un gommista. Mi sono fatto dare una valvola, quella che si usano per le, non lo so, questo forse per la moto. Non lo so, queste sono per le moto, per le macchine, boh. Questa valvola qua, la valvola che gonfiano le ruote. Prima ho segato il tubicino, gliel'ho infilato dentro e poi con il cannellino, questo cannellino qua, cannellino a gas, gli ho fatto una bella saldatura, stagno, torno tonima, e mi sono assicurato che non ci fosse più nessuna perdita. Poi, con questa cannuccia qua, praticamente cosa ho fatto? Con il compressore sono arrivato a 6 atmosfere e ho visto che è successo, lì, che è successo, brutta bestia, c'era tosse, mannaggia. E praticamente 6 atmosfere ho messo del sapone, non c'era più nessuna perdita. Questa è quella che gonfiano le ruote delle macchine. Quindi che cosa ho combinato? Dopo aver saldato questo qua, mi sono assicurato che non c'erano più perdite. Ho raccordato questo tubo trasparente su una bomboletta di aria compressa. Questo qua in realtà è quello che noi usiamo per congelare, cioè per raffreddare i componenti sui televisori, i componenti elettronici. È aria spray, che in realtà è un gas, io lo uso come gas raffreddante. Ho pensato, ho detto, forse va bene anche questo qua. Ho raccordato i tubicini qua con la fascetta, perché la pressione è abbastanza alta. Ho raccordato l'affare qua sulla valvola. Capovolto la bomboletta e ho spruzzato il gas all'interno del motore. Chiaramente poi non riuscivo perché c'era la valvola di non ritorno. Aiuto. È sceso fino a 18 gradi. Tra poco sentirete un'esplosione. No, scherzo, già da 2 giorni. Funziona alla grande, vedete, un frigo bar qua. Tutto ghiacciato. Questo dobbiamo fare una festicciola in famiglia qua, quindi c'è un po' di cose in più qua dentro adesso. Di mongello, spumante, vabbè. La festa di Laucio, vabbè. Niente, comunque il frigo ha ripreso a funzionare regolarmente. Io non so che tipo di gas mettono in queste bombolette, so soltanto che il frigo va alla grande. Chiaramente può essere c'è qualche microperdita che man mano scenderà di nuovo il gas, però per il momento va bene così. Almeno mi risolvi il problema per questa occasione qua. Che è successo? Allora, chiudiamo il televisore, vediamo un attimino come si vede. Il termometro che ho messo dentro si è appiccicato alla parete. Il termometro ieri è sceso a meno 18 gradi. Adesso io ogni tanto lo stacco, altrimenti mi può scoppiare qualche bottiglia. Qua non lo so come può succedere se si congelano le bottiglie. Questo è anche il nocillo, qua ci trattiamo bene. Il limoncello già l'ho messo là dietro. Vabbè, così la festa si può fare. Il televisore è ancora acceso, va benissimo. Guardate qua. 31 gradi, 31,4, se schiatta. Oh no, lì vogliamo andare sopra. Ok, dopo richiudiamo il televisore, vediamo un attimino come va. Già è sul banco da un paio d'ore acceso, io non l'ho richiuso perché stavo facendo altro. Temperatura attuale 31 gradi, 4, 66% di umidità, praticamente si schiatta. Poi ho pure spento i ventilatori perché chiaramente se tengo i ventilatori accesi si sente il rumore nel video. Brutta bestia! Va bene questo ventilatore, sì? Voglio la temperatura è quella che è. Siamo a 31,4, 66% di umidità. Io a volte devo spegnere i ventilatori perché altrimenti si sente il rumore nel video. Ehi, me l'ho messo un'altra volta acceso. Lì ne andiamo? Brutto cagnaccio della malavita! Sì! Andate sopra! Mannaggia, ma che stai facendo? Brutta bestia! Ma è mai possibile? È mai possibile? Ecco qua, ambilight acceso, ma vediamo un po' come si vede. A posto, si è solo acceso, sta caricando i dati. Noi vediamo un attimino la situazione. Vediamo, vediamo. Oh, chi è questo?
Hai capito? Devi studiare sodo se vuoi avere dei buoni risultati come me. Infatti non è che uno si può avventurare a fare certe cose. Un piccolo ragionamento ci vuole sempre. Voglio, questo è tutto che è successo, no internet. Pochissimo, è un problema qua pure prima, qua tutta la zona è senza linea, non so che cosa è successo. Ok, a posto, il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Signori, io ho finito con questa riparazione. Luigi Di Donato di Casandria, abbiamo visto qualcosa di diverso ogni tanto, giustamente, ognuno dice facciamo sempre barre LED, e purtroppo le barre LED sono quelle che si rompono di più, che me fa? Vabbè, signori, ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, buona serata, ciao.